Dopo questo video verrai percepito così. Sinceramente sono cose che non sa nessuno, che ignora il 99% degli uomini e che ti fanno percepire invece come una persona esperta, generosa, che la conosce. Se va bene sotto le coperte, fai innamorare la ragazza. Pronto, segnateli tutti. Il numero uno è molto importante, cioè cosa vuol dire ascoltare, mappare le sue zone erogene? Vuol dire in qualche modo, nella parte iniziale dei preliminari, quindi i baci, ascoltare letteralmente ciò che la ragazza ti dice circa ciò che le fa piacere. Io mi ricordo che partivo a raffica subito sulla patata, sul culo, sulle zinne. Cosa sbagliatissima, perché spesso e volentieri la ragazza in quel momento vuole che tu le mappi le zone erogene, che capisci, toccando, mordicchiando, stuzzicando, a cosa lei è suscettibile. Io così ho scoperto che c'erano i miei ex che adoravano che le sfiorassi i capezzoli, altre che le mordicchiassi il collo, un'altra la pancia addirittura, basso ventre. Ogni ragazza ha le sue zone erogene che non sono quelle classiche, ma che devi veramente tenere a mente perché la farai bagnare ancora di più. Ci saranno molte possibilità di un orgasmo multiplo, perché se la porti su di giri già ai preliminari e o la fai venire ai preliminari, chiaro che poi verrà un'altra volta nella penetrazione. Questo è molto importante, devi ascoltare nella fase preliminare, quando la baci, come si comporta, com'è il suo respiro, quando fai determinate cose. È lì che vinci. Questo è un trucco che mi ha insegnato ai tempi un amico che si dilettava col porno. Penetra così. Secondo punto, che cosa vuol dire penetra così? Siamo abituati a far entrare un biscotto. Oh, biscotto, entra, esce, entra, esce, entra, esce. Manco le cani. Cioè, come i cani, come le bestie. Ma tu lo sai che la ragazza in realtà gode molto di più con movimenti diversi. Uno su tutti. Mettere dentro il tuo pene, che è in mezzo alle gambe il tuo pene, no? Lo metti dentro, anziché fare questo movimento, lo metti dentro e muovi il bacino in maniera tale che appunto il pene si muova all'interno. È un po' come un coltello che è entrato nella carne e stai girando, lo stai girando, giri, giri, giri. La farà godere come una dannata. Nei primi tempi avevo paura che si spezzasse dentro, ma non si spezza, tranquillo. Funziona sempre. Al 3 è una delle più potenti, capelli più sussurro. Che cosa vuol dire? Quando inizi ad essere molto confidente in quello che fai, andrai anche molto più lentamente nelle varie fasi del sesso. E in questo caso, quando andrai molto lento, io ti consiglio di prendere per i capelli la ragazza mentre la stai baciando, mentre state facendo i preliminari, e sussurrare, parlarle nell'orecchio. Tu dirai, che cazzo le dico? Cosa le dico? Cosa le diciamo? Allora, una frase su tutte ti sembrerà cringe. Ah, ma è cringe, ma è cringe. Bravo piccolino, ti piace questa parola? La mettiamo anche cringe. Però non dirle che è cringe. Queste cose qua funzionano perché quando fai l'amore, fai sesso, sei tutto, lavori di tutta la parte irrazionale del caso. Per questo funzionano molto le parolacce, perché, e nella vita quotidiana no. Perché là sta agendo la parte irrazionale. Se sei vergine queste cose ancora non le sai, ma ora le sai. Quindi dirle con voce chiaramente da porco. Mamma mia, quanto sei bagnata. Ah, so che ti sembra assurdo, ma cringe, Steve. Sotto le copertine cringe. Il problema è che è cringe, ma funziona. Cioè, sussurrarle, improvvisare in quel caso, quello che ti viene, adesso è venuta questa, capita spesso che la si dice, funziona veramente tanto, porta la ragazza ad eccitarsi ancora di più. So che ti sembra inspiegabile questa cosa, però funziona. Chiaramente, ripeto, utilizza le frasi che più ti sono congeniali. Altro punto che la fa godere letteralmente, lei gode quando vede una persona che è intraprendente e che le dice letteralmente cosa deve fare, come deve mettersi. È chiaro che è un gioco a due, ma all'inizio, specie di un rapporto sessuale con una ragazza che è un po' timida, comunque si è un po' impacciati, prendere il controllo, essere strong nei modi, energici, attiva e fa impazzire ancora di più una ragazza. Questa è una cosa che probabilmente non fa nessuno. Tutti quanti sono dei piccoli cuccioli di Labrador. Tu devi essere, porca puttana, un Rottweiler. Ripeto, non è che devi essere too much, ma energico, 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 energico. In come la prendi, in dove la vuoi. Ora vediamo come sei a 90. Prendola a giro. Questo fa impazzire una donna e ti rende molto più affascinante i suoi occhi anche fuori dal letto. Quanto è bello sto video? Ti piace, piccolino? Al 5º, quello forse più forte di tutti. No, dita. Io anche ero quello della scuola. Ah, tutte le mele. Metto dentro. Il problema è che anche qua, esattamente come la fase di penetrazione,
serve, ok? Ma ci sono tanti altri modi per eccitarla. Io ti consiglio, per esempio, di non sfilare le mutandine subito, di massaggiare la patata da fuori, le mutandine, di fare sesso con la ragazza spostando semplicemente il perizoma che ha, mentre è 90. Tra l'altro a me è una cosa che eccita tantissimo, così come la ragazza. Quando tiri giù le mutandine e vuoi masturbare la ragazza, il dito va bene, specie se metti dentro il dito, lo lecchi, glielo metti nella sua bocca e poi lo rimetti dentro. Anche qua sono tutte cose, atteggiamenti, modi che non fa nessuno, perché sembrano superflui, ma è quello il reale eccitamento mentale oltre che fisico. Cioè il fatto che mi sono leccato, te l'ho messo dentro, l'ho leccato, cioè ci unisce ancora di più questa cosa. Ricordi sempre che la ragazza si masturba non mettendo le dita ma massaggiando la fessa. Chiaro che si mette anche Rita. Rita te la mette, ma quando già è molto eccitata. E come si è eccitata molto? Abbiamo fatto un capolavoro. Ti scarichi adesso su www.ghiottodichat.it un manualetto, un PDF gratuito che si chiama Le perle preziose in chat, in cui commentiamo una chat super positiva dalla A alla Z e ti raccontiamo, ti spieghiamo come si fa ad interessare e incuriosire una ragazza in chat, con frasi, consigli, dinamiche di seduzione, gratuito, perché poi acquisterai quello che uscirà il 14 dicembre. Ma per adesso prenditi il manualetto gratuito qui sotto.